Salve a tutti ragazzi, perdonate la qualità pessima dell'audio, sto registrando con il microfono che fa ridere, e fa ridere anche me. Oggi sono contentissimo di presentare quella che sarà la nuova espansione di Catan, in uscita probabilmente a maggio. Ma andiamo con calma. Vi ricordate la leggenda dei pirati, questa volta direte in questo momento in tedesco, che andava ad ampliare il mondo di marinai, con quattro nuovi scenari uniti. Ho comunque parlato di questa espansione sul mio canale abbondantemente, quindi trovate tutti i video dedicati. Comunque, come questa espansione qua andava ad ampliare il mondo di marinai, così questa espansione qua, la leggenda dei conquistatori, andrà ad ampliare il mondo di cavalieri. E non è un caso, perché la leggenda dei pirati è uscita 20, a 20 anni dall'anniversario dell'uscita di marinai, e questa qua uscirà l'anno prossimo. Cioè, scusate, quest'anno a maggio, ovvero il ventennale della leggenda dei cavalieri. E vi dico già adesso che molto probabilmente ci sarà sia l'edizione standalone, questa che vedete qua, sia l'edizione completa che contiene sia cavalieri che questa espansione qua. Anche se ci sono parecchi pezzi, quindi non sarei troppo sicuro di questa cosa qua, però insomma un buon 90% c'è. Allora, da dove cominciamo, ragazzi? Allora, innanzitutto ci tengo a dirvi che è tutto in maniera molto beta. Infatti vedete che, vabbè, questa scritta è sbagliata. Comunque, il sito non è proprio aggiornato. Questo è il sito ufficiale di Catan in tedesco. Che tra l'altro è tradotto da Google, ma in maniera proprio pessima. Non è proprio aggiornato, il gioco è ancora in fase un po' sperimentale. È per questo che non parlerò di regole, ma vedremo qualche dica e qualche margine. Allora, vedete intanto qua l'edizione anniversario dei 20 anni, che è quello che vi anticipavo prima, e questo mi fa ben sperare che le edizioni saranno quelle che vi ho detto. Però andiamo avanti perché voglio farvi vedere alcune immagini. Allora, in tutte queste pagine qua che trovate sul sito ufficiale di Catan, però in versione tedesca, se no nelle altre lingue non le troverete, è spiegata un po' la storia. E un po' ve la abbozzo brevemente perché non voglio fare un video di mezz'ora. Molto dopo l'arrivo dei cavalieri a Catan, quei 100 anni passati dall'insediamento all'arrivo dei barbari, arriveranno dal mare dei conquistatori nemici, dei cavalieri neri, che vedremo, che proveranno a conquistare la mappa. Noi dovremmo difenderlo. Sembra interessante, e è stato detto che saranno, però ovviamente nulla di quello che vi dico è sicuro, ancora in beta, tre scenari collegati tra di loro, proprio come la leggenda dei pirati. Vedete, qua ci sarà il punteggio numerato e dovremo affrontare i nostri amici fino ad un massimo di 4 giocatori, si pensa, in tre scenari proprio come quelli della leggenda dei pirati. E vedete intanto già una novità. Qua non ci sono le montagne come nella leggenda dei pirati, ma ci sono foreste, rocce, pecore, che probabilmente saranno ottenibili. Ora, tutto quello che vedete è in versione beta, quindi non sarà così brutto. Questo qua è abbastanza brutto, non è proprio preciso. Era per far capire un po' ai giocatori di cosa si parlava. Andiamo avanti, vediamo che ci sarà una nuova cartina di movimento dei barbari con nuove inserzioni. Possiamo ipotizzare che questa inserzione qua posiziona sulla mappa un cavaliere nero con potenza 2. Vedete qua i cavalieri neri molto belli in stile asiatico. Questo qua probabilmente darà vita a uno scontro, questo qua farà pezzare qualcos'altro, insomma possiamo solo speculare su queste cose qua. Qua invece abbiamo una tabella di punti vittoria e non bisogna proprio essere dei geni per capire che probabilmente questi andranno ad indicare i cavalieri neri sconfitti da ciascun giocatore, che daranno di conseguenza punti vittoria. Si dovrebbe vincere il primo scenario a 14, a 14 punti, però anche questo non è sicuro. Continuando, zoomando un pochino magari, vedete qua i cavalieri neri stile asiatico di cui vi parlavo e vediamo che loro stanno proprio sulle regioni, quindi probabilmente andranno a coprire il numero proprio come dei ladri e probabilmente queste sono le loro zone di spawn. Qua c'è un'indicazione ed è anche un po' spiegato, ovviamente in fante italiano tradotto al tedesco, come funzionerà, però non voglio leggerle perché appunto siamo in versione di beta e perderei solo del tempo se poi cambiare le regole. Questo dado probabilmente ci dirà, anzi, questo
questo dato sinceramente non so cosa farà esattamente, però ci sarà utile. E qua quello che vi anticipavo prima, i giocatori avanzeranno e guadagneranno un punto di vittoria. Ci saranno nuove carte abilità, indecifrabili. Questa qua è la presente anche nel Vego Catan. Questa qua, non mi ricordo esattamente, penso non fosse presente. E probabilmente ci saranno dei nuovi personaggi, proprio come la leggenda dei pirati. Chissà se si potranno combinare, sarebbe veramente bello, però non penso che siano così lungimiranti. Qua viene un po' spiegata la storia della leggenda dei conquistatori. E per finire ci sono delle immagini interessanti. Questa è una bella graphic art. Oh, e questa è l'immagine più interessante. Qua troviamo davvero tante informazioni. Tra l'altro è la più nuova inserita sul sito. Allora, qua abbiamo gli spawn dei pirati, quelli che io penso siano gli spawn dei pirati, che sono rovesciati, vedete? Però ipotizzo una cosa molto bella. Vi faccio vedere un attimo. Ah, era nella prossima parte. Allora lo vediamo dopo. Qua abbiamo delle strane risorse diverse. Nel senso, sembra un po' oro, ferro. No, ferro no, perché era già presente. Non so, un materiale diverso dal solito. E qua abbiamo un altro materiale. Sembra un po' uva, un po' vino. Una cosa strana, insomma. Però, nella prossima pagina, che dovrebbe essere l'ultima. Sì, è l'ultima. Abbiamo questo, guardate qua. Indecifrabile. Penso voglia dire tipo stabilimento minerario, qualcosa del genere, che sarà craftabile con queste due risorse a quanto pare. E probabilmente, vedete che c'è scritto il cannone e l'artigliere, però non prenderei troppo sul serio questa traduzione, si potranno fare delle nuove pedine, è ancora tutto in fase di beta, tipo il cavallo da guerra, l'alto cavaliere, il cannone, l'artigliere, che ci serviranno per tutte delle quest per i tre scenari. E questo è un po' tutto quello che avevo da dire. Qua vediamo intanto che si può, vedete, ha tipo il soldato di fianco a lui un cavallo, che sicuramente non sarà la sua versione definitiva di legno, e pagando un grano possiamo rimetterglielo. Questo può essere interessante. E qua c'è scritto che la parte 10 sarà pubblicata il 4/1/2019, che è già passato quando sto registrando, quindi ho i miei dubbi. O che la data sia al contrario, che è possibile, ma mi sembra un po'. Insomma. E questo è tutto quello che avevo da dirvi per questo video. Io sono qui che aspetto, sicuramente la comprerò il prima possibile, vi porterò una recensione di tutto quello che volete perché sono troppo fans. E niente, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi!